Oggi inizia il 7° congresso della Camera del Lavoro Metropolitana di Genova. Com'è cambiata la città in questi ultimi 4 anni dall'ultimo congresso? Purtroppo ha continuato quel trend che avevamo denunciato nel congresso scorso. La città ha continuato a impoverirsi, ha continuato a perdere posti di lavoro. Sono illusori alcuni dati che ci dicono che invece questo appunto trend si è invertito e l'occupazione sta aumentando. Se andiamo a vedere bene cosa c'è dietro quei numeri, scopriamo che continuano a esserci lavori a tempo determinato, lavoratori precari, estrema flessibilità. Continuano le crisi di grandi aziende. Certe soluzioni che noi avevamo denunciato all'epoca non sono ancora state trovate e questo è in più, voglio dire, stanno esplodendo negli ultimi giorni proprio alcune crisi aziendali molto gravi che rischiano di lasciare a casa più di 200 persone. Mi riferisco in maniera particolare alla chiusura di Rinascente nel centro città e al fallimento di quel gruppo che rischia di lasciare a casa più di 200 persone. Ci sono vertenze poi importanti come quelle dell'Ilva che sembrano non finire mai. Io ho iniziato il mio mandato seguendo la vicenda Ilva in una situazione che si è portata per molti anni di stallo. Sappiamo tutti la storia, il commissariamento, l'intervento della magistratura soprattutto sul sito di Taranto. E abbiamo raggiunto un accordo importante comunque ai primi di settembre, non è sicuramente la soluzione definitiva perché noi abbiamo da rivendicare qua a Genova, come peraltro l'accordo nazionale prevede, la validità dell'accordo di programma e ci pare che l'atto che sta mettendo in piedi in maniera unilaterale l'azienda in queste ore, cioè quella di comandare una serie di lavoratori, non vada incontro quanto come eravamo rimasti la settimana scorsa in prefettura, per cui ci toccherà reagire per l'ennesima volta. Oggi un congresso, 300 delegati in sala, che cosa c'è da auspicare a questa CGIL? Intanto ci sarebbe da auspicare a questo paese che riprenda un po' di normalità, perché troppo spesso stiamo facendo passi indietro sui temi dei diritti civili. Penso a quello che stiamo diventando in tema di razzismo e xenofobia, penso anche a rigurgiti che ci sono nella nostra città ma non solo, e a parole utilizzate anche da alcuni ministri che fanno venire in mente la storia di circa 80 anni fa. C'è poi naturalmente da affrontare quelle cose che dicevo prima, affrontare la povertà che è aumentata. Noi crediamo che non debba e non possa essere affrontata solamente con l'assistenza, ma si debba partire dalla creazione di posti di lavoro. Bisogna investire, bisogna innovare questo paese, dare la possibilità e gli strumenti alle aziende perché lo facciano, con investimenti, e dare un occhio soprattutto alle giovani generazioni. Noi siamo la città che è nel nord-ovest ha la percentuale di disoccupazione più alta giovanile. Non ci possiamo poi lamentare se molti dei nostri giovani a Genova nascono, studiano e poi se ne vanno da altre parti. Con il congresso della Camera del Lavoro termina il percorso congressuale della CGIL a Genova, molti segretari confermati, alcune novità, un augurio e un suggerimento a tutti i nuovi segretari e a quelli che sono stati confermati. L'augurio è naturalmente di trovare una situazione diversa da quella che abbiamo trovato in questi anni, che ci possa essere un paese diverso su una ripresa concreta. Se posso permettermi un suggerimento, soprattutto ai segretari generali di tutte le categorie, è quella di fare squadra, perché la nostra è un'organizzazione, non è leaderistica, funziona solamente se c'è una squadra, se si lavora in gruppo. Ci può essere una parte più in difficoltà, ma deve essere tirata da tutti gli altri. Confederalità vuol dire anche questo.